Beh, ecco a voi 5 applicazioni che dovete scaricare assolutamente sul vostro cellulare. Si tratta di applicazioni veramente molto belle che soprattutto in questo periodo natalizio potrebbero esserci di grande aiuto. Alcune magari potrebbero aiutarci a far passare la noia durante quei lunghi, lunghi pranzi. Altre invece ci permetteranno di stupire le persone che abbiamo a fianco. Beh, se siete curiosi di scoprire queste applicazioni, dovete assolutamente lasciare un mi piace, ragazzi, e raggiungiamo 10.000 mi piace per un altro video in cui vi consiglio altre applicazioni fantastiche da scaricare. Detto questo, non cincischiamo. Cincischiamo. E partiamo con la prima. La prima applicazione di oggi, oh, si chiama Stack. Sicuramente avrete già sentito parlare di questa applicazione. Si tratta di uno di quei giochi che sono droghe, dovrebbero essere illegali. Uno dei miei giochi preferiti. In sostanza, quello che dovremo fare sarà semplicemente cliccare sullo schermo al momento giusto per impilare quanti più pilastri possibili. Volete sapere il mio record? Beh, 105. Provate a batterlo e scrivetemi poi qui sotto quanto avete fatto. Ma qual è la figata pazzesca di quest'app? Perché hanno aggiunto una funzione da poco in realtà aumentata. Praticamente puoi giocare a stack dove ti pare. Ecco, io ci ho giocato sul mio letto, come potete vedere, esattamente lì sopra. Guardate che figata pazzesca, uno può muoversi, può allontanarsi e ti rimane sempre quella torre lì. È qualcosa di incredibile, ve lo posso assicurare. La tecnologia, che passi avanti che fa. La prossima app, ragazzi, di cui vi ho già parlato in passato, si chiama Teplaco. E vi consiglio di scaricarla perché secondo me dovrebbe essere sul cellulare di ogni persona di questo mondo. Perché a differenza di molti servizi, di molte altre app fregarole, Teplaco ti permette di ricevere mi piace ai post che uno pubblica su Instagram o su Facebook, ad esempio, mi piace veri da persone a cui piace realmente la tua foto. Per questo fatevi un giro sull'app. E poi, beh, finisce nella classifica del video di oggi perché tra le tante piazze tematiche dove potremo pubblicare le nostre foto, c'è una nuova piazza che si chiama Natale. Quindi su, forza a pubblicare foto dei vostri alberi di Natale, dei vostri presepi e tante altre foto natalizie. Quindi scaricatela. La prossima app è un'applicazione molto interessante da utilizzare davanti a un bel camino con un bel fuoco caldo. Si chiama Hooked ed è una delle mie app preferite. Questa applicazione ti permette di leggere storie, per la maggior parte sono storie horror. Che bello! Cioè, immaginatevi con la copertina davanti al camino con il freddo, la neve, il gelo di fuori a leggere storie horror sul cellulare, che cosa bella! Ecco, con quest'app potrai divertirti parecchio. Il patto col diavolo. La cosa figa è che praticamente sembra di utilizzare WhatsApp. Nonna, dov'è tua madre ora? Rachel, non lo so, pensavo fosse andata con te alla tomba di papà. Oh no, temevo che sarebbe successo. Che sarebbe successo cosa? Non c'è tempo per le spiegazioni. Vai a vedere nella sua camera per verificare. Verificare cosa? Rachel, non fare domande. Nonna, mi stai spaventando. Mi spiace, vai a controllare per favore adesso! Però non farti vedere. E se ti vede, chiamami subito. Ok, sono nel corridoio. La porta è chiusa. Guarda nel buco della serratura. Cosa vedi? E qui. Arriva un'immagine. Beh, se volete scoprire di che cosa si tratta, scaricate quest'app e leggete questa storia sul vostro smartphone. Vi assicuro che non ve ne pentirete. Anche la prossima app, ragazzi, per i più attenti, è un'applicazione che vi ho già fatto vedere. La mostrai in un video di trucchi per WhatsApp. E beh, anche questa deve essere su ogni cellulare del mondo. Per chi non lo sapesse, questa applicazione ci permette di ascoltare gli audio che ci vengono inviati, cioè non di ascoltarli, praticamente li tramuta in testo. Quindi se magari siamo in classe, se magari siamo in chiesa o in qualche luogo affollato e non riusciamo a sentire quei dannati audio, semplicemente utilizzando questa applicazione potremo scoprire che cosa ci viene detto negli audio, senza nemmeno far comparire la spuntina blu, e questa è la cosa più figa. Per provare quest'app, beh, ho cercato nella chat con mia madre un messaggio vocale e questo è il risultato. Beh, a parte questo Mami DJ, direi che per il 90% delle cose ci ha azzeccato. E sì, se ve lo state chiedendo, devo spedire un pacco. Ah,
dimenticavo, l'applicazione si chiama Audio to Text. Ed infine la prossima app è una chicca davvero molto divertente. È un'applicazione spettacolare che si chiama Argt. Sì, non sto scherzando, questo è realmente il nome dell'app. Qual è la figata? Questa applicazione sfrutta sempre la realtà virtuale, ma è una cosa stratosferica. Tu ti puoi divertire in casa a nascondere tesori e la gente poi deve cercarli. Non avete capito? Allora che cosa ho fatto? Ho avviato l'applicazione e sono andato lì giù in fondo alla mia cameretta dove c'è quella lampada. Sono arrivato fino a laggiù ed ho scavato a terra per mettere un tesoro. Cioè vedi proprio il pavimento che salta a pezzi, qualcosa di fantastico. Fatto questo, ti allontani dal posto dove hai messo il tesoro, vai da qualcuno, tipo vai da tua madre, da tua sorella e gli dici: ok, tieni, prendi il cellulare e prova a cercare per tutta casa dove ho nascosto il tesoro. E quindi quella persona poi, tramite una mappa che ti fa capire se ti stai avvicinando o se ti stai allontanando, dovrà cercare dove hai nascosto il tesoro, dove hai sotterrato il tesoro a casa. Cioè, qualcosa di spettacolare. Detto questo, ragazzi, queste erano le 5 applicazioni che dovete assolutamente avere sul vostro cellulare. Mi raccomando, scaricatele perché sono tutte gratuite. Spero che questo video vi sia piaciuto e che queste app vi piaceranno. Vi invito a lasciare tanti mi piace. Raggiungiamo i 10.000 mi piace per un altro video con altre applicazioni da scaricare assolutamente. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video. Seguitemi sulla mia pagina Facebook e anche sul mio profilo Instagram. Mi trovate con il nome di Golden Jumpy e noi ci vediamo alla prossima. Un salutone e ciao a tutti.